basta con i vecchi slogan che ci vedevano legati a una visione euclidea, geometricamente piana della politica italiana, e cerchiamo di andare oltre. Come si può fare? Abbiamo detto l'altra volta la bellezza e anche la lingua italiana. Perché la lingua italiana? La lingua italiana è proprio sul piano storico la fondatrice dell'Italia. Cioè, spesso si è sentito dire che l'Italia è una nazione di carta. Che significa una nazione di carta? Che l'idea d'Italia è un mito letterario. È nata questa idea dalla poesia, dalla letteratura. Con Dante, Petrarca, Boccaccio, e poi nel periodo successivo attraverso altri poeti, arrivando a Foscolo, a Manzoni, così è nata l'idea d'Italia. L'Italia geograficamente non esisteva proprio anche sul piano istituzionale e politico. L'unità d'Italia si è avuta nel 1861, quindi relativamente poco tempo fa, e addirittura Roma diventata capitale d'Italia nel 1871. La breccia di Porta Pia è del 20 settembre 1870, quindi stiamo parlando di date ovviamente a noi più vicine, ma la lingua italiana è quella che caratterizza il nostro paese e che lo ha unito, diciamo, sul piano dell'elite, forse sul piano dell'aristocrazia, ma sul piano dell'immaginazione letteraria. Cioè, l'Italia non nasce come altre nazioni, magari dallo Stato di diritto, da una rivoluzione, nasce dalla letteratura, nasce dalla poesia. Quindi la bellezza è la caratteristica del nostro paese. Se non abbiamo una visione politica basata sulla bellezza, cioè sull'armonia, quella che appunto ho definito rivoluzione copernicana, immaginando nel cosmo, no? Che cos'è la rivoluzione copernicana? Anzitutto, rivoluzione è un vocabolo prettamente astronomico. Non la rivoluzione delle armi, del sangue, dell'odio, queste. No, la rivoluzione è il movimento che la Terra fa intorno al proprio asse e contemporaneamente intorno al Sole. Questo in astronomia è chiamata rivoluzione. Quindi la rivoluzione copernicana è quel cambiamento dalla visione tolemaica, quando al centro del nostro sistema astrale era vista la Terra, a quella copernicana, cioè che al centro del nostro sistema c'è il Sole. Ecco, se noi riacquistiamo questa centralità della bellezza, del Sole, della luce, di quello che noi possiamo dare anche come paese, anche sul piano politico, beh, allora noi veramente possiamo dare forza in tutta Europa e nel mondo ad un nuovo rinascimento attraverso l'arte, la poesia, la costruzione di un mondo che può rinascere se non si fossilizza soltanto sull'economia e sulla finanza, ma ritrova le sue ragioni, i suoi principi, la sua forza ideale. Yeah.